Però effettivamente nel nostro gruppo, nella nostra squadra, ognuno sa quello che deve fare, ognuno è importante ed effettivamente ogni settimana vengono fuori dei protagonisti diversi, perché siamo proprio noi impostati così di squadra. Non banalità, ma fatti, registrati in tempi non sospetti dall'anima combattente dell'Alma. Bobo Prandini, in effetti, ne è proprio la dimostrazione. Tutti, pure i meno pronosticati, possono diventare protagonisti di giornata nel sistema di coach d'Almasson. Eppure, nelle tre serie di playoff viste quest'anno, la regola si è confermata. Al netto di un green spesso trascinatore, sono stati a turno Cavaliero, Bowers, Daros, Mussini, ma anche Prandin, Cittadini e Loschi ad essere protagonisti di strisce e giocate decisive in una squadra che si approccia alla gara 1 di finale con Casale Monferrato, con il roster al completo e con un giocatore come Fernandes finalmente recuperato e riposato dopo l'infortunio. Gli avversari sono anch'essi squadra profonda, ma Trieste può contare sul muro rosso dell'Almarena e il fattore campo a favore. In una stagione che, oltre al record di vittorie consecutive, ha fatto segnare anche quello di abbonati, come ricordava a inizio stagione Daniele Cavaliero. Abbiamo sorpassato i 3.000 abbonamenti. Mi stupisco ogni giorno della mia città di quanto è bello far parte di questa società in questo momento, che c'è grande entusiasmo. È ovvio che dobbiamo far parlare con i fatti tutto quello che abbiamo dentro, tutte le parole che sono state spese. Quasi 7.000 in occasione del derby, anche se ufficialmente non si può dire, oltre 6.000 a più riprese nei playoff, in un impianto diventato sempre più la casa dei triestini, un fortino violato in una sola occasione quest'anno da Udine, sempre pronto ad accendere i giocatori e a supportarli anche nei momenti no. Sono questi i due segreti del successo della Pallacanestro Trieste, chiamata ora a completare la missione e a riportare il basket giuliano nella serie che gli compete. L'in bocca al lupo è quello di un'intera città.